Ciao ragazzi, io mi chiamo Alessandro e sono un videomaker e un fotografo di professione e in questo video vi vado a spiegare come utilizzare le AirPods come microfono senza fili. Molti di voi probabilmente si staranno chiedendo di cosa c'è di così complicato nel fare questa operazione e infatti voglio iniziare questo tutorial spiegandovi dove sta il problema. Per farla semplice, purtroppo la Apple non ci consente di utilizzare le nostre AirPods in tutte le applicazioni. Funzioneranno infatti per fare videochiamate e chiamate, ma non funzioneranno per fare video con l'applicazione nativa. Ok, facciamo quindi adesso insieme tutti i passi che normalmente farete, quindi indosso le mie AirPods e verifichiamo che le nostre AirPods si sono effettivamente connesse. Per fare ciò entriamo nel menu dove ci dice il volume del telefono e se vediamo che l'icona del volume è cambiata con l'icona delle AirPods, significa che le AirPods sono effettivamente connesse. Ok, sto utilizzando ora invece il mio iPhone come telecamera principale e anche se ho le AirPods indosso, ora vi do la dimostrazione che il telefono non le sta utilizzando come microfono. Se infatti in questo momento mi sentite bene, è semplicemente per il fatto che siamo in una stanza con pochi rumori, ma se adesso simuliamo un rumore riproducendo un video su YouTube, continuerete sicuramente a sentire la mia voce, ma sentirete moltissimo anche il disturbo della metro. Questo perché non stiamo utilizzando le AirPods, ma i microfoni stereo del telefono. Ok, invece adesso stiamo utilizzando veramente le AirPods come microfono e però non stiamo utilizzando l'applicazione nativa, ma stiamo utilizzando l'applicazione Filmic Pro. Ora vi do la stessa dimostrazione che ho fatto prima con il rumore di sottofondo. E andando a riprodurre lo stesso rumore con lo stesso volume, sentirete ora la mia voce molto più presente rispetto al rumore di sottofondo. Questo perché con questa applicazione stiamo veramente utilizzando le AirPods come microfono. Bene, ora che vi ho fatto sentire la differenza, vi spiego come utilizzare queste cuffiette come microfono senza fili. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è scaricare l'applicazione Filmic Pro. Quindi andiamo a prendere il nostro telefono e andiamo a cercare nell'App Store l'applicazione appunto Filmic Pro. Io l'ho già scaricata, ma sappiate che è un'applicazione a pagamento che però, considerando tutte le funzioni avanzate che vi offre, secondo me dovete considerare la spesa come un investimento. Attenzione però, prima di acquistare l'applicazione Filmic Pro, aspettate di guardare il tutorial fino alla fine perché vi potrebbe servire un'altra applicazione che si chiama invece Filmic Remote, che acquistandola a pacchetto con Filmic Pro c'è uno sconto. Quindi non scaricate prima una e poi l'altra perché spendete semplicemente di più. Ok, ipotizziamo che vi serva soltanto Filmic Pro, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è, come ho fatto prima, andare a connettere le nostre AirPods al nostro telefono. Quindi le tiriamo semplicemente fuori dal case e, come vi dicevo prima, andiamo a verificare che all'interno del pannello del nostro volume vediamo che le AirPods sono connesse. Se per qualsiasi motivo non si sono connesse automaticamente, quello che dovete fare è semplicemente tenere premuto il dito sull'icona del Bluetooth, cliccare di nuovo sull'icona del Bluetooth e andare a cliccare una sola volta sull'icona delle nostre AirPods. Ci dirà dopo pochi secondi connesso e adesso, se torniamo indietro, vediamo che adesso l'icona delle AirPods è comparsa. Così avete la certezza che le AirPods si sono connesse correttamente. Bene, ora apriamo l'applicazione e se è la prima volta che la utilizzate, non spaventatevi perché capisco che ha un'interfaccia piuttosto complessa, ma adesso vi faccio vedere passo per passo quello che dovete fare. Per abilitare le AirPods come microfono, la prima cosa che dovete fare è cliccare sull'icona dell'ingranaggio in basso ed andare a cliccare su Audio. Se per qualche motivo invece il nome delle AirPods non vi compare, l'unica cosa che dovete andare a fare è cliccare sullo switch del microfono Bluetooth e adesso qui vi comparirà il nome delle vostre AirPods. Bene, ora che sappiamo che stiamo utilizzando le AirPods, clicchiamo due volte su un'altra parte dello schermo per tornare alla schermata principale e qui vediamo che ci sono due icone che sono un cerchio e un quadrato con i bordi spezzati, diciamo. Sappiate che il cerchio è per impostare l'esposizione, quindi se la prendete e la trascinate, lui andrà a impostare la luminosità o comunque l'esposizione del telefono in quel determinato punto. Mentre l'icona del quadrato con i bordi spezzati serve per impostare la messa a fuoco. Di entrambe le icone sappiate che se ci cliccate una volta sola diventeranno rosse e questo significa che i valori sono bloccati in un determinato punto. Se invece ci cliccate due volte su entrambe, queste si espanderanno e anche una volta che si sono espanse potete bloccarle.
prima però di andare a fare la nostra prima registrazione vi do altre informazioni utili. Se è la prima volta che state utilizzando l'applicazione, sappiate che i video che registrerete non verranno salvati automaticamente nella galleria del telefono ma all'interno dell'applicazione. Se invece volete che i video vengano salvati automaticamente nella vostra galleria, dovete cliccare di nuovo sull'icona dell'ingranaggio e stavolta andare su Dispositivo e qui dovete andare a abilitare l'opzione Salva sul rullino. In questo modo tutti i vostri video verranno registrati nella vostra galleria fotografica o rullino foto come lo chiama Apple. Sempre all'interno di questo menu trovate l'opzione di bloccare l'orientamento, che potrebbe essere molto utile se sapete che volete registrare sempre i video in verticale o in orizzontale e non volete che il telefono si sbagli. Torniamo ora indietro di un solo step e andiamo ad attivare la guida. La guida serve essenzialmente per comporre o comunque inquadrare meglio le nostre immagini e io questa è un'opzione che vi consiglio di attivare. Se avete uno smartphone con più fotocamere, per cambiare tra un obiettivo e l'altro dovete cliccare sull'impostazione fotocamera e qui vi fa scegliere appunto il vostro obiettivo da andare ad utilizzare. Torniamo ora indietro perché vi faccio vedere l'ultima impostazione che vale la pena impostare correttamente prima di registrare il video. La prima impostazione è quella di andare a impostare la nostra risoluzione. Per fare ciò clicchiamo sull'icona in alto a sinistra risoluzione e qui in alto vi compariranno tutti i quadratini che sono i rapporti con cui girerete i propri video, ma io vi consiglio di lasciarlo in 16 noni perché è lo standard. Sotto troveremo invece la risoluzione che può essere cambiata con le frecce a destra e sinistra. E sotto troverete invece il rapporto di compressione. Senza farla troppo complicata, sappiate che meno i video sono compressi e questi saranno di una qualità più elevata, quindi io vi consiglio di lasciarlo su Filmic Extreme. Sempre legata alla qualità delle immagini, è importante impostare correttamente anche la frequenza dei fotogrammi. Per fare ciò torniamo indietro di un solo step cliccando sempre su un'altra parte dello schermo e entriamo nel menu Frequenza fotogrammi. Qui in alto vi compariranno tutta una serie di numeri e dato che siamo in un paese europeo vi consiglio di impostare questo valore su 24, 25, 48 oppure 50 fotogrammi al secondo. Io in questo caso lo lascio su 25 fotogrammi al secondo. Bene, ora siamo finalmente pronti a fare la nostra prima registrazione, quindi torniamo al menu principale e per farlo clicchiamo sull'icona in basso a destra che da bianca diventerà rossa nel momento in cui andiamo a effettuare la nostra registrazione. Per stoppare la nostra registrazione semplicemente riclicchiamo sull'icona rossa. Se quando avete fatto la vostra prima registrazione avete sentito la vostra voce che vi ritornava in cuffia è perché avete il volume del telefono attivo. Se questa impostazione non vi piace, basterà semplicemente abbassare del tutto il volume. Ok, arrivati a questo punto non vi dico altro, perché avete tutti gli strumenti per girare i vostri video con Filmic Pro. Ma vi ricordate all'inizio che vi ho parlato di Filmic Remote? Ecco, adesso vi vado a spiegare a cosa serve quest'altra applicazione. Vado ora a prendere l'iPad e il motivo per cui prendo l'iPad e non il telefono ve lo spiego tra poco e andiamo a cercare nell'App Store l'applicazione appunto Filmic Remote. Cercando Filmic Remote vediamo che esiste appunto il pacchetto con Filmic Pro e Filmic Remote e adesso vi vado a spiegare che cos'è l'applicazione, poi decidete voi se vi è utile o meno. Filmic Remote è essenzialmente un'applicazione che duplica tutto quello che vedete sul vostro telefono e potete controllare anche remotamente tutto quello che fa il telefono e potete utilizzare anche un altro telefono, ma io utilizzo un iPad perché semplicemente ha uno schermo più grande. Vado ora ad aprire l'applicazione Filmic Remote e la prima cosa che vediamo è una breve guida su come attivare questa applicazione. Quindi quello che dobbiamo fare, e ora lo facciamo insieme, è andare a prendere il nostro iPhone e cliccare di nuovo sulla icona dell'ingranaggio ed andare su dispositivo ed abilitare il controllo remoto. Ora torniamo di nuovo sul nostro iPad e clicchiamo sul più. Cliccando sul più ancora non vediamo niente perché dobbiamo dare la conferma nel nostro principale dispositivo per quanto tempo vogliamo condividere lo schermo. Io in questo caso lo consento per un'ora. A questo punto vedete che qui nell'iPad vi fa vedere non solo l'immagine che viene registrata dal tuo telefono, ma avete anche la possibilità di cambiare tutte le impostazioni come se stesse utilizzando il telefono. Quindi per esempio io posso andare cliccando sempre sull'icona dell'ingranaggio a cambiare per esempio l'obiettivo.
oppure ad abilitare o disabilitare la guida. Chiaramente da questa applicazione è possibile iniziare o fermare una registrazione e tutti i video verranno salvati sul vostro dispositivo principale. Personalmente trovo quest'app molto comoda perché non solo potete vedere l'immagine del vostro telefono in maniera molto più grande, ma potete anche andare a utilizzare la fotocamera posteriore che ha una qualità sicuramente più elevata rispetto alla fotocamera anteriore. Bene ragazzi, siamo finalmente arrivati alla conclusione di questo tutorial e se avete delle domande scrivetemi pure nei commenti o su Instagram. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per vedere nuovi video ogni martedì. Vi ringrazio per aver guardato, io sono Alessandro e ci vediamo al prossimo video.